giorni insieme a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi, in questa notte quando ormai l'ombra fugge già, fra neutri e neri e poi chissà. Volteggio con un tutù che non mi dona, il rosa pallido del tulle e le scarpette bianche, seguendo melliflua sdolcinata sviolinata. Oh, com'è bello il ballo del mio cigno! Intanto il vento di ponente ha sbrindellato stoppini a maschere, sconvolge e ricompone, superbo, nel moto andante maestoso sipari nuvole di stelle e di galassie. Ho smesso d'essere clessidra per indicare l'ora di un cucù. Ma che spettacolo! Cioè, scusate, prendiamoci 2 minuti per osservare questo fantastico quadro firmato Arianna Edran. Mamma mia, un altro applauso, ragazzi, perché questo non era soltanto una sfilata, ma era anche uno spettacolo. Allora, ragazzi, ok, potete sciogliere, vedo iniziare a tremare le braccia. Allora, se vogliamo spostarci sul fondo, noi ragazzi, invece, naturalmente, Chiara Pavoni rimane qua al centro con me, una fantastica attrice che ha collaborato a questa sfilata. Complimenti, devo dire veramente molto bello. Thank you.
Ceri nel buio della notte di Bruno Mancini. Desiderate notti, quando solo si sentiva muovere senza posa incantata una mano sul cuore ed era niente finanche l'eterno. E l'addolcina lo spaccava, fiore di neve su azzurro, stelle sul mio cammino. E una scala mostrava e velava, e tu che pure velavi. Ceri nel chiuso di una stanza, alti sopra di somana speranza, speranza di ritorno, solitario a carpire vole d'affetto, veloce abbaglio che la mente perdona, e chiuderò nell'ossessione incerta. Katia? Sì? Ciao, sei in diretta, sono Liliana. Senti, Liliana, buongiorno. Volevo dirti sì. Che oggi Bruno sì. Mancini sì. ha dedicato una delle sue poesie sì. alla raccolta Non rubate la mia vita, dedicata a tutti coloro che sono morti senza un abbraccio. Ah, ho capito. Vorrei iniziare proprio con questo, se non ti dispiace. Va bene, dalla raccolta di poesie Non rubate la mia vita. Quando sarò pensiero, quando sarò pensiero su cigli di visioni, dagli orizzonti miti di verso stelle di mie antiche iscrizioni, oppure anche il tempo in cui sarò passione nel buio ottuso, per lunghi sguardi amorosi lasciati languire dalle mie tristezze, di certo, o forse, il giorno che sarò ricordo, tra vociare arruffato di vecchi amici alticci sulle note marce delle mie sortite, non posso, voglio. Quando sarò pensiero, la dolce coerenza stappata a mani unite dai cesti di delizie per gli epigrammi delle tue certezze, non posso, voglio. Il tempo in cui sarò passione, il tempo in cui sarò passione alla mascherata tenerezza, oltre infimere apparenze di abbracci mafiosi, interrata sotto il magma del tuo vulcano, non posso, voglio. Il giorno che sarò ricordo, il giorno voglio, il nostro giorno voglio intero, dal primo all'ultimo minuto, dal primo all'ultimo sorriso, dal primo all'ultimo tuo bacio. Meravigliosa, veramente, complimenti a Bruno Mancini e a te che l'hai letta, no, Katia. Particolarmente cara perché è dedicata, lui l'ha dedicata a tutti quelli che sono morti. Sono tanti, in queste circostanze tremende senza un abbraccio. Io ho sempre detto durante le dirette che è un momento orribile per il mondo e che tutti quanti ci dobbiamo stringere tra di noi che siamo sopravvissuti e con il ricordo nel cuore forte di tutte le persone che abbiamo perso. Ho sempre detto che c'è... Ci vuole tanta bontà e tanto altruismo. In questo momento, certo.
Certo, e soprattutto ecco, io nel mio piccolo ho voluto ritagliare questo spazio anche per intrattenere col fatto che siamo tutti in quarantena e che fondamentalmente siamo bloccati e non abbiamo grandi cose da fare dentro casa, ecco. Quindi ho voluto dedicare questo spazio non solo per il mio ego da dover parlare di un libro mio, ma semplicemente ho voluto cercare di fare un qualcosa di positivo per le persone che mi seguono e sono parecchie, insomma. Sono in tanti ogni appuntamento, ecco. Benissimo. Senti, Katia. Certo, io volevo dire due parole per introdurre l'intervista che adesso ti faccio. Scusatemi, allora praticamente Katia Massaro, dicevo all'inizio della diretta, dell'altra, quella precedente, appartiene all'associazione Dila come membro, giusto? Ecco, di Bruno Mancini, l'associazione internazionale Dila Ischia per l'arte, che è un'associazione dove io anche sono ambasciatrice culturale, dove praticamente ci ritroviamo tutti noi artisti di tutti i tipi, di ogni livello. È un'associazione dove si fa la festa per l'arte. Ecco, e Bruno è di Ischia, e anche tu, Katia, sei di Ischia. Sì, io sono ischitana doc. Ok, Lo dico con molto orgoglio. lo dici con molto orgoglio, bellissimo. Tra l'altro dicevo poco fa che... Prego. Abbiamo una marcia in più. Questo è vero, c'avete il profumo di mare sempre che vi rende speciali, no? No, speciale. Come la gente che viene dal mare, quella canzone, quella bellissima canzone. Affrontare bene le situazioni perché siamo isolati, 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 quindi bisogna che ci arrangiamo. Ok, e dicevo, a Ischia tra l'altro c'è questa associazione bellissima, l'Oceano Mare Delphis, che è stata fondata da te e dove tu lavori, giusto? Che Ecco, che orgoglio. bello! Raccontaci qualcosa rispetto all'Oceano Mare Delphis. Guarda, 20 anni fa io tornavo da un viaggio in Australia dove avevo avuto questo approccio con i delfini in una laguna e Sì. quando sono tornata ad Ischia, è stata come un'ispirazione, quando sono tornata ad Ischia ho detto io devo fare qualcosa per questi cetacei che abbiamo intorno a Ischia, che sono sette specie che girano intorno all'isola, perché sull'isola tra Ischia e Ventotene c'è un canyon sottomarino dove Sì. loro vanno a nutrirsi, è fatta a forma di imbuto, dove c'è il grill, c'è tutto il... vanno a nutrirsi e ad accoppiarsi. Ho E tutti i capito. morti diventano spaziali che rimangono qui, infatti noi ci stiamo studiando da vent'anni. Ho capito. E poi, niente, sono tornata e ho contattato dei miei amici che mi hanno dato della pasta e comunque è nata l'associazione. Ho capito. Prima mi hanno dato della pasta, però poi mi hanno assecondata. Quando hanno capito che era una cosa bellissima. Oggi siamo internazionali e siamo dappertutto, insomma, in America, in Australia, in Nuova Zelanda, abbiamo studenti che arrivano da ogni parte del mondo per studiare sulla nostra barca Jean Gabin, che è un vecchio veliero del 30 che abbiamo restaurato. Che bello! Tra l'altro questa cosa già me l'hai raccontata durante l'intervista che abbiamo fatto per il Dispari della redazione di Gaetano Di Meglio, che saluto, salve. Pensa che io ho lavorato col padre per tanti anni, fino a quando purtroppo se n'è andato, perché era la nostra colonna. Io con lui ho fatto tantissimi articoli, Con sempre sulla Gaetano Di Meglio, dici tu, il papà di Gaetano Di Meglio? sì, il papà di Gaetano, no, No. Domenico, pensa che io nel mio ufficio ho una gigantografia di Domenico che mi guarda sempre e mi osserva quando Che lavoro. bello! È una cosa bellissima. Che volevo dire? Diciamo, quando ti ho intervistato ti ho chiesto se tu, come donna, per piacere o anche per lavorare, hai viaggiato molto. Ci vuoi raccontare un pochino dei tuoi viaggi? Cioè, ci vorrebbe una giornata. Allora, ho passato 4 anni in Australia per studiare tutte le interazioni tra i bambini autistici e delfini. Che Ho bello. passato il Dolphin Discovery Center di Bunbury, che è un piccolo paese vicino Perth, sul mare.
E poi niente, Isole Mauritius, dove vado spesso perché ho quasi adottato un istituto di bambini figli di malati di AIDS, quindi ogni tanto vado a trovarli con le valigie piene. Che e bello. Sono come i miei figli. E poi niente, in India sono stata anche 3 volte e anche lì ho fatto. Io sono nata a fare volontariato da che avevo 7 anni. Ecco. Raccoglievo tutti i cani e gatti randagi e li portavo a casa. Che meraviglia! Ho cominciato molto presto. Che bello, guarda. Io dicevo nell'articolo, no, che sei una donna fuori dal comune, che hai perseguito, cioè tu prima al telefono mi dicevi cioè, io non sono speciale, io ti ho detto speciale perché hai avuto una volontà forte di perseguire i tuoi ideali per tutta la vita. E questa ho avuto anche la fortuna che mi hanno assecondata nelle mie prese folli. Ho capito. Guarda, dovresti vedere. Oh. Che bello! Da una parte c'è il gatto e dall'altra parte c'è il cane. Che bello! Spazio, niente. Ho capito. Ti posso chiedere una cosa particolare rispetto a quel progetto che hai detto che hai fatto con i bambini autistici che mi interessa? Guarda che a Ischia ci sono molti bambini autistici, quindi io ho pensato, veramente ho fatto venire anche il professor Dobbs da Londra, che lui si è sempre interessato di questo problema. Difatti avevamo fatto tutto un progetto e niente, poi chiaramente dopo costava troppo e non l'abbiamo fatto andare avanti. Ho capito. Sai perché stiamo cercando di aiutare le persone che hanno più bisogno, che non si possono muovere da casa. E quindi ognuno di noi mette fuori dalla porta, mette della roba da mangiare. Sì. E poi dopo su Facebook si avvisa e loro vengono. E questi nuovo hanno bussato perché volevano ringraziare, ma ho detto non fa niente, sono impegnato, scusatemi. Ho capito. Sentimi, scusami, Katia, volevo dire, dicevamo durante l'intervista per il Dispari che tu ti occupi anche di altri, hai altri ruoli in altre associazioni di solidarietà, insomma, non per gli animali ma per le persone. A proposito di questo, noi abbiamo questa associazione del Banco Alimentare, che la mia amica carissima, che purtroppo mi ha lasciata da 2 anni, è morta di cancro. Pensa che ha avuto la telefonata del Papa prima di morire. La benedizione, ho capito. Sì, lei mi chiamatela, adesso noi stiamo continuando il suo lavoro, perché lei ha creato questa associazione della catena alimentare. Abbiamo 2 depositi e andiamo da mangiare a un sacco di gente che ha bisogno. Ho capito. Facciamo dei banchetti, delle cose, insomma. Poi abbiamo restaurato un vicoletto di anziani che era abbandonato, l'abbiamo riempito di piante, fiori. Che bello, che meraviglia. Che vicoletto di Nunzia. Io lo sai perché dico che ci sono persone più speciali di altre, perché magari possono essere d'esempio, soprattutto in un momento come questo, per far andare il miglior modo possibile le cose, nonostante il dolore della perdita dei nostri cari, della costrizione di stare a casa. E magari, ecco, ci sono persone speciali che dedicano alla vita, il loro tempo, parte del loro tempo agli altri, e sicuramente in un momento come questo sono appunto d'esempio per far andare il miglior modo possibile il mondo nella direzione giusta. Ecco, io questo volevo intendere, ecco, non che speciali in modo offensivo, ecco, questo. Se ognuno di noi facesse la sua parte, il mondo sarebbe migliore. Ecco, pure io lo dico sempre questa cosa, è verissima, è una cosa anche bellissima. Anche con gli animali c'è tanta cattiveria, se non hai idea. Che brutta cosa, veramente. Lei è andata a mangiare a tutti i gatti, anche io sì, la mattina il primo pensiero era andare dai gatti randagi, perché i miei stanno bene. Però ci sono tanti gatti in giro, allora io mi faccio tutta la mia zona. Poi c'è questa mia amica che è a Ischia, e lei è bravissima, Teresa Mastella, veramente ha sacrificato la sua vita agli animali, a questi gatti. E tante volte sono avvelenati, ci sono persone cattive che non capiscono che anche il gatto in Egitto era
un animale sacro. Ecco, e poi hanno una sensibilità, povere bestioline, immensa, quindi fargli del male è proprio una cattiveria insulsa, proprio di bassezza umana, proprio. Io ne ho 10 e tutte le mattine li trovo in fila davanti alla porta. Ecco, aspettano la mamma. Non si muovono, aspettano. Il mio cagnolino, che è più che un cagnolino, crede di essere un gatto, perché vive con i gatti da quando è nato. Mi viene a chiamare e mi dice, alzati che stanno pensando che hanno fame. Ti avverte? Si sono alleati praticamente. Allora, si amano. Poi con Romeo e Giulietta lei va a fare, la mia Lily è la mia vita. Che bello, io ho anche un gattino, si chiama Charlie, l'altra volta l'ho inquadrato, io lo dico sempre, lui è il mio angelo peloso, perché praticamente io capisco proprio che mi manda le sue energie con i massaggini, con le coccole, è affettuoso in una maniera che poi non è vero che i gatti non amano come i cani, gli dicono le peggio cose, che sono insensibili, che ti cercano solo per mangiare, ma io dico, ma la gente è proprio ignorante secondo me. Veramente? Ma adesso fai una cosa, adesso l'altro ieri mi ha chiamato la mia amica di Ciacolò, che lei fa tanti bei programmi. Che bello, mamma mia, veramente la conosci? Non la sapevo questa. Sì, io sono andata a Gheo quando lei era proprio giovanissima. A Gheo, in Gheo? Ad andare a Gheo a parlare dei delfini, e lei si chiama la signora dei delfini. Che bello, ma guarda che bella cosa. Io adesso devo andare, ho una cosa che appena ho devo andare a Razzat 2000 perché lei fa questo programma Il Mondo Insieme e poi un altro Enden sulla 7 e lei infatti ha chiesto il mio aiuto perché dobbiamo fare una colletta per salvare dei cavalli che purtroppo non hanno la fiata per poterli dar da mangiare. Ah, ho capito. Adesso devo, io che sono un imbranato, sto aspettando mio nipote che mi fa un bonifico per questi cavalli. Perché adesso si fa da casa, ma io non sono capace. Perché figurati, a malapena riesco a parlare al telefono. Io ho capito. Che bei progetti, delle cose che profumano di buono proprio. Stai ricevendo dei complimenti meravigliosi. Ivana Dama, ciao Ivana, dice Ischia nel mio cuore. Maddalena dice persona adorabile. Ti stanno dicendo delle cose meravigliose. Grazie. Senti, ti voglio chiedere un'ultima cosa. Io sono rimasta colpita da un'altra tua conoscenza di un personaggio famoso, lo scrittore di bestseller Sergio Bambaren. Ah beh, Sergio è un mio carissimo amico. Il mio scrittore preferito, mamma mia! Lui si chiama La mia mamma italiana. Io ho tutti i suoi libri autografati. Che bello! A casa mia per 2 mesi. Pensa, lui è venuto a Ischia a presentare il suo libro La Rosa di Gerico, però la conoscenza di Bambaren è stata incredibile. In Sardegna mi hanno regalato questo libro, Il Delfino. Io l'ho letto. E dopo il primo è quello, no? Il primo, sì. Dopo questo averlo letto, io ho detto io devo conoscere questa persona. E ho scritto. Tu gli hai scritto, che bello! Sì, ho scritto una mail, gli ho raccontato un po' dei delfini di Ischia, eccetera. E lui mi ha detto, io vengo a Ischia a questa festa del delfino, perché per 10 anni abbiamo fatto questa festa del delfino per i bambini delle scuole. Che meraviglia, guarda che storia. E lui è venuto, è stato mio ospite la prima volta, poi è venuto la seconda, poi è venuto in Sardegna e anche lì l'ho ospitato, lì ha presentato un altro libro. E adesso ogni anno, lui dovunque va io lo seguo. Che bello. Ma gli faccio la sorpresa, non glielo dico prima. Speciale, ma si legge tra le righe dei suoi romanzi, c'ha una sensibilità infinita quell'uomo, veramente, sembra veramente che riesce a parlare con gli animali, dai dialoghi che mette all'interno dei romanzi. Lui vive in Perù. Lui ha adottato una volpe sulla spiaggia, vive in una specie di baracca sulla spiaggia perché lui è un grande surfista. Sì, e lo racconta infatti nei libri, il protagonista del romanzo forse sarà lui perché praticamente ama la natura e sta sempre lì, allora ho capito. Sì, ma lo dovresti vedere, lui mi ha mandato un video mentre fa sempre insieme ai delfini, bellissimo, e mi ha detto, vieni, io ho detto, Sergio, ma io mi sono fatta vecchia, non posso più venire adesso fino in Perù,
un viaggio troppo lungo e allora viene lui da me. Che bello, io spero che un giorno vi coinvolgerete perché mi fai un dono infinito. Quello è proprio, io penso, ho iniziato a leggere questi libri suoi. Lui ogni anno va a presentare libri, anche in Germania è venuto. Sì. Anche lui l'ho accolto, anche in Germania. Lui dice, ma com'è possibile che io ogni volta che vado a presentare un libro in un posto diverso mi trovo lì? In Sardegna è stato un caso perché lavoravo lì, stavo lavorando lì. Ho capito. E quindi ci siamo ritrovati. Lui è impazzito quando mi ha visto, veramente, perché non se lo aspettava. Che bello. Se, ti volevo raccontare questa cosa, poi chiudiamo che si sta facendo tardi. Io ho iniziato a leggere i suoi libri di Sergio Bambare, col Delfino, con il primo, in un momento molto delicato della mia vita, durante l'adolescenza, i primi libri proprio, e poi ho proseguito, soprattutto in ogni momento difficile della mia vita io ho trovato, diciamo, sollievo proprio, perché è come se ti desse da bere in un deserto con quello che scrive. Allora, tu dovresti prendere Fratello Mare. Sì, l'ho letto. L'hai letto, che c'è un capitolo dedicato a me? L'hai letto? Non lo so, non sapevo che eri tu, naturalmente. Non mi conoscevi. Mamma mia. Allora, c'è un capitolo intero dedicato a me. E c'è scritto proprio Ducati, è il tuo nome, mi sa, allora. Sì, adesso mi ricordo. Ti dico pure la pagina. Vuoi leggere una frase, un qualcosa che di significativo di quel passo? Il capitolo si chiama Inizia ed è a pagina 92. Sì. Allora, un pezzettino breve, per favore. Sì. Il suo nome è Katia. Ho avuto occasione di scambiare con lei molte mail per organizzare la mia visita a sé, all'associazione. Mi aspettava sul molo di Mizia Porto, in quanto io sarei arrivato col traghetto da Napoli. Appena ho messo piede a terra mi ha riconosciuto all'istante. Io invece non l'ho vista subito. Era una donna sulla cinquantina, con corti capelli neri e occhi attenti come tizzoni. Mai visto nulla di simile, pieni di amore e di luce. Più tardi venni a sapere che quasi tutta l'isola la conosce. Spirito di clan, pensai. Il capitolo è lungo. Va bene, bellissimo. Guarda, questa è una cosa, un colpo di scena pure per me. Non mi immaginavo che era andata a finire anche nel libro di Sergio. Sì, Bambare. Poi è bello anche la Villa Bianca. Sì. Beati sognatori, mi sembra uno degli ultimi. Ma sai quanti ne sono? Ho comprato anche gli ultimi, la storia della volpe, lì, non ricordo precisamente il titolo. Sono 20. Sì, sì. Cioè, li avevo quasi tutti, poi alcuni li ho regalati. Uno una volta anche a mio marito, e in un'occasione speciale gli ha dato conforto anche a lui. E alcuni li ho regalati, altri nuovi me li sono ricomprati da capo e me li sono letti proprio avidamente. Cioè, beati sognatori. E lo devi avere, Fratello Mare, che tu ti leggi tutta la storia tra noi due. Che bello! Va bene, allora con queste belle cose, Katia, io ora ti devo salutare, che abbiamo la diretta con Guido Arbonelli. Ti ringrazio e abbraccio tutti i tuoi amici. Grazie infinite. Un abbraccio a tutti voi. La mamma dei delfini. Ciao, Katia. Ciao. Ciao, un bacione, ciao. Un po' confusi nel prima con il poi, avvinti e tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo.